Mario, ma quanto si sottovalutano a volte le emozioni durante gli investimenti? Ma secondo me capita quando non si ha una giusta definizione tra il capitale che utilizzi e il rischio tollerato. Il rischio che sei disposto a tollerare. Esatto. Questa cosa qui è molto bella, no? Nel senso che noi abbiamo inventato questo indicatore che si chiama MRT, cioè massimo rischio tollerato, che è un po' come dire devo prendere consapevolezza di qual è il mio proprio massimo rischio. Cioè se io soffro al perdere 1000 euro, allora 1000 è troppo. Significa che la pancia ti sta dando delle informazioni molto importanti. E qual è il rischio di investire in modo tale che il tuo rischio sia superiore alla tua pancia tollerata? Significa che non sei resiliente. Quindi se tu per esempio metti uno stop loss alla tua operazione, cioè tu stai controllando il rischio, però lo stai mettendo lontano di quello che è la tua tolleranza, diciamo proprio la pancia, che cosa succede? Succede che non gestisci quella posizione con serenità, tranquillità, e quando avrai quei drawdown, cioè quei ritracciamenti, quindi la vivrai malissimo. Esatto. E tendenzialmente farai delle sciocchezze. Esatto. Perché la regola vuole che quando stiamo mettendo le emozioni negli investimenti sbagliamo. Esatto. Questo è naturale. Esatto. Però c'è anche un'altra possibilità, e cioè che tu stia sottovalutando al contrario. Cioè tu stia, per esempio, tu abbia un massimo rischio tollerato, che ne so io, un'operazione con quelle che facciamo noi con le stagionalità di, che ne so, $500, e stai mettendo uno stop loss di 100. Cioè, ecco, stai rischiando molto meno di quello che questo, qual è il problema? Il problema è che in questo caso non stai sfruttando adeguatamente il tuo capitale, e quindi significa che anche avendo un certo tipo di potenziale, nell'ipotesi che tu per esempio prendi dei profitti che non sono, come dire, adeguati. Non ti meriti così pochi profitti. Esatto, bravo, è proprio questo il senso. Cioè bisogna sempre avere quel giusto equilibrio tra il capitale impiegato e il rischio che puoi tollerare. Quindi un'analisi preventiva di qual è la percezione del rischio è fondamentale. Infatti bisogna fare sempre un lavoro anche su se stessi, al di là poi della logica, al di là poi dei numeri, al di là poi della statistica. Anche perché uno può fare tutti i corsi del mondo, avere tutte le tecniche ma del mondo, ma è poi l'esperienza che ti dà il giusto equilibrio tra pancia e testa. Perché se sbagli la pancia, il corso non serve a niente. Assolutamente. Bene.